Vabbè, ascoltate, ritorniamo un po' indietro, poi anche qui vedete un po' in stile europeo. Poi io dico sempre che Tokyo e anche il Giappone in generale, ma direi Tokyo proprio, in alcune parti è più europea dell'Europa, nel senso che copiano talmente bene lo stile europeo e lo migliorano, lo stile europeo classico. C'è anche queste colazioni in stile, diciamo, tedesco, cioè andate magari, non so, anche a Monaco, magari non le trovate così buone. No, a parte il cibo, che forse è un po', chiaramente un po' adattato a volte al gusto giapponese, anche come porzioni, tipo non vi porteranno mai 3 kg di pancetta come succede in Austria. E insomma, adesso qua sto ritornando nella strada principale. E insomma, dicevo che... cosa stavo dicendo? No, che a Tokyo c'è questo stile europeo migliorato, soprattutto in alcune zone, perché in Italia capita spesso che magari, non so, vedete una bellissima chiesa, tipo qua, chiesona, poi sotto in realtà ci parcheggiano i motorini, no? Tipo queste cose, è difficile vedere la chiesa, poi vicino, non so, un pavimento magari tutto in marmo, poi vicino qualcos'altro. Vi faccio vedere anche qua, guardate, questi sono gli annunci delle prostitute foreigner. Ok, questo lo prendiamo, poi chiamiamo, che stasera magari organizziamo un party. Guardate questi, controllo quello che c'era il sito. Ok, prendiamo questi due, perfetto. Questi due sono due... questi non li vedevo da tanto. Qui a Ginza si trovano. Magari cerchiamo anche in altre gabbine. Sono queste cose... stasera organizziamo un party, chiamiamo queste. Paghiamo 700 euro. E praticamente gli chiediamo se possono imbiancare casa. Allora, tornando a parlare di cose serie... insomma, in Italia spesso non c'è questa... guardate anche questi ristoranti, queste cose... non c'è questa grande armonia tra le cose, mi sembra, no? Non dappertutto, però spesso capita così. Invece qui a Tokyo magari si va in un posto dove c'è tutto perfetto al 100%, come in Europa, come uno si immagina l'Europa. E secondo me... un giapponese poi quando arriva magari da noi rimane anche, non dico deluso, però è tutta un'altra cosa. Nel senso che magari da noi c'è il gran monumento, ma poi in giro per le città spesso, insomma, non è sta grande Europa. Anche comunque come cibi, perché a me piacciono molto i cibi in generale, come sapete, perché mangio... a sbaffo di qua di là. Qui niente, qui c'è una incollata, ma l'abbiamo già vista la signorina. E niente, dicevo che anche come cibi in Italia, poi ci sarebbe anche da parlare proprio di cucina italiana, di queste cose qui, però vabbè, magari si va in dei panifici, che qui a Tokyo le panetterie hanno di tutto e di più, si va in Italia e magari si resta anche un po' delusi a volte. Chiaramente, secondo me, fare generalizzazioni, dire Giappone è questo, l'Italia è questo, il Giappone è sempre sbagliato a priori. Infatti c'è chi fa questi ragionamenti, secondo me sbaglia la grande, però vabbè. Poi una cosa che... quindi Shiginzadori, cioè vedete, per dirvi anche questo segnale, sì, è forse abbastanza, non è proprio in stile così europeo, però c'ha quei ricordi, come tutte le statue che vi ho fatto vedere prima, quelle lì in bronzo. Ma quello non è niente, andate a Ebisu, tanto per dire,
Kebisu è una cosa spettacolare come Europa, così così, perché veramente è abbastanza incredibile. Vediamo questo negozio qui cosa ci propone. Qui non ho ben capito cosa vendono, però facciamo finta di averlo capito. Lì stavano vendendo praticamente delle bamboline, e queste bamboline, questo era uno che non ho ben capito cosa offrisse. Anche qui guardate le signorine sempre là dentro che aspettano i clienti. Qua c'è ASICS. Qua c'è un wine shop. Non so, vi faccio vedere un po' di cosine in giro, perché così tanto per non stufarvi, perché poi immagino che sarebbe bello anche stare proprio vicino qui alla strada qua, lì. Forse c'è anche la ferrovia sempre lì, però vi dirò, procediamo sempre a questa strada. Qui c'è Simulation Golf Bar dall'altra parte della strada, magari ve lo inquadro anche, che abbastanza una cosa particolare questo. Sì, perché ai giapponesi piace molto il golf. È una cosa che già si vede nel film di Wim Wenders, Tokyo Ga, e anche in altri documentari così. Cioè, tipo dove vicino dove abito io c'è un grande campo da golf, ma è abbastanza curiosa la cosa. Un po' di cibi di plastica, è abbastanza curiosa la cosa, perché uno si aspetta che i giapponesi vadano a giocare a golf. In realtà nel 90% dei casi, siccome il golf costa tanto, vanno a giocare in questi campi che praticamente loro devono solo tirare la pallina, praticamente, cioè colpire con la mazza, no? E è solo il gesto che gli piace. Poi il fatto che vada in buca o che non vada in buca non importa, infatti in questi campi non c'è la buca. Fate conto di vedere, ecco qui dietro c'è Shiodome, vi potrò anche portare della Nakagin Capsule Tower, che se non vi porto io sicuramente non la riuscite a trovare da soli, perché poi ve lo spiego. No, perché è stata un po' coperta da altri edifici. Comunque, e praticamente ci sono questi campi. Fate conto di vedere un campo da calcio, ok? Fate vedere un campo da calcio, e in uno dei lati corti ci sono tutti questi che colpiscono queste palline. Poi vediamo se mi sa che ho sbagliato anch'io a portarvi alla, forse è una strada successiva, vabbè. Niente, volevo fare un po' il figo. Invece tante volte quando uno fa il figo poi è fregato. Aspettate, ci rivediamo qua tra un secondo, che sono già arrivato a un bel po' di video.